la mia collezione di borse, prima puntata. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Se non sai chi sono, grande mancanza culturale se non sai chi sono. Comunque cerco di combatterla, vedi già la mia linguistica ti fa pensare che ti sei persa un bel po' di cose se non mi conosci. Se mi conosci sai che sto facendo la cretina e che mi riesce in maniera spontanea, proprio, guarda, proprio bene, specializzata. Sono Ornella Auzino, questo è il mio canale YouTube e parliamo di borse e soprattutto di tutto quello che c'è dietro. Perché lo faccio? Perché voglio dare un'alternativa a tutte le persone che comprano contraffatto, voglio cercare di portare avanti la mia piccola battaglia, che è quella di comprare sempre borse originali, perché borse originali significa vendute sul mercato legale, non come ti raccontano un po' dappertutto, semplicemente legate ai brand del lusso. Quindi andiamo a ripercorrere in questa serie di video che vedrai da qui a un po' tutto quello che è la storia del canale e quindi tutta la mia collezione di borse fino ad oggi. So che stai per dire, ma secondo te, mo quanto tempo amma sta insieme? Traduco. Secondo te, Ornellina, cara, quanto tempo dovremmo trascorrere insieme? Allora, prenditi tutto compreso, caffè, pasticcino, se ti stai truccando così ti faccio un po' di relax, una mezz'oretta, poi ci mettiamo un po' di meno, sai, come quando vai a fare, che ne so, la piega dal parrucchiere, siediti, rilassati e goditi tutta la cosa. Ovviamente questo video non è sponsorizzato da nessuno dei brand, ho comprato tutto io con i miei soldini e continuo a dire che è importante investire nell'acquisto di brand originali. Ma non perdiamoci più in chiacchiere, ci vediamo dopo la sigla. Come ti avevo promesso, in questo video cominciamo da questa prima puntata a fare una bella carrellata di tutta la mia collezione di borse, di tutte le mie borse. Di un qualche video farò vedere magari anche in questo come pulisco, sistemo, metto in ordine e insomma cerchiamo di fare come dire, un po' di ordine anche fra le mille cose che mi chiedi qui sotto su Instagram, su tutti i social in cui riusciamo ad interagire. Ovviamente se non sei iscritta al canale, cosa bruttissima, perché guardare i video senza darmi supporto è come se mi dessi un abbraccio virtuale, è una cosa brutta, quindi mi raccomando iscriviti. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, cominciamo a guardare le borse. 8 ottobre 2018, torniamo indietro di più di un anno e mezzo, siamo nel 2020, e pubblico una borsa, la recensione di una borsa. Tendenzialmente dico sempre che per, come dire, le cose del canale è importante le visualizzazioni, tu andassi a guardare quei video, però ci sono parti nella vita di una donna che, nonostante che sta su YouTube, non vorrei farle vedere, perché cioè sono momenti drammatici in cui non avevo ancora imparato molto a vestirmi, cioè nel senso mi coprivo, ma a truccarmi, pettinarmi, cioè essere un po' più piacevole anche all'aspetto e non proprio a fare E quindi insomma fidati di me che la borsa non è vero. Vattela a guardare tutto dopo questo video, però mi raccomando, che è già bello lungo, quindi poiché magari siamo un po' più in casa, possiamo rilassarci e tutto il resto, fra una merenda e l'altra riusciamo anche a vederci qualche video insieme, però sempre dopo questo video. Quindi andiamo a prendere la borsa di Antonio De Patrizi, la prima che ho preso, perché poi magari più in là ti faccio vedere quella che poi andai a prendere in fabbrica. Tra 3, 2, 1 comparirà qui su. Da-da! Ed eccola qui, la borsa di Antonio De Patrizi. È una borsa che ho stra utilizzato, oltre che stra amato, e qualche giorno fa l'ho pubblicata, ho pubblicato anche una stories su Instagram. Se non mi segui ovviamente lo sai che è una bruttissima cosa, come non iscriverti al canale. Ed è una borsa veramente che ho stra utilizzato, tant'è vero che, come vedi,
è sporca. Per il video della pulizia della borsa ovviamente te lo mando in onda fra qualche giorno. Quindi continuiamo tutto quello che ci stavamo dicendo. Antonio De Patrizi è una delle borse che ho stra-amato, stra-utilizzato, e poi ho questo debole perché sono napoletana, io è il cuore, e quindi non c'è nulla da fare, al di là del fatto che non guasta mai, sono due bellissimi ragazzi e quindi fa anche piacere vederli lavorare. Detto questo, fanno pure bene le borse, perché noi napoletani, soprattutto gli uomini, quelli, perciò voglio fare una critica all'uomo che non è napoletano, quelli perciò ci invidiano, che quando tu incontri il napoletano, hai capito, non torni più indietro. Si dice dei neri, ma si dice anche dei napoletani, never come back. Detto questo, passiamo ad un'altra borsa. Salutiamo Antonio De Patrizi e comparirà un'altra borsa che andiamo a vedere. 1 luglio 2019 viene pubblicata un altro brand made in Italy, scelto perché Bianca, che è la creatrice di questo brand, una donna molto travolgente che insomma sta portando avanti questo concetto di pelletteria tutta made in Napoli, con una struttura, ma ti invito a leggere l'articolo, ovviamente ti lascio tutti gli articoli qui sotto in modo che puoi andarteli a ritrovare anche come storie sul mio blog. La borsa è questa qui, non avevo avuto, come dire, tanto entusiasmo quando l'ho utilizzata le prime volte, l'ho utilizzata un po' di volte, ovviamente è una borsa più per uscire tendenzialmente che per andare al lavoro, però sono riuscita ad abbinarla con altre borse, soprattutto perché è un ottimo compromesso a livello di colori che permette facili abbinamenti un po' dovunque. Quindi dicevo, siamo tornati non tantissimo indietro, parliamo di 6 mesi, andiamo avanti con questa, come dire, escalation di borse e cerchiamo di andare un pochino più indietro nel tempo. 28 dicembre 2018, era quasi fine d'anno e pubblico questa recensione, la recensione di questa borsa di Patrizia Pepe. Una borsa in similpelle, double face, che ho utilizzato tantissimo, utilissimo per il lavoro oltre che per diciamo uscire, ha questa pochette interna molto figa e molto capiente ed è una borsa ed è un giustissimo compromesso fra un prodotto comunque di tendenza e che comunque fa diciamo la sua figura e non ha ceduto perché ha dei buoni punti di presa, l'ho ben caricata e quindi per me è ripromossa e mi piace tantissimo. Insomma, abbiamo visto la borsa di Antonio De Patrizi, quella di Chilesa, questa qui di Patrizia Pepe. Se dovessi scegliere al momento, diciamo, non lo so, il cuore mi dice un po' più le borse napoletane, quelle in pelle, però ovviamente parliamo anche di fasce prezzo completamente differenti. Ovviamente cominciami a dire quali sono le tue preferenze fra le borse che hai visto finora. Anche per questa borsa ho fatto un video in cui ti racconto come faccio manutenzione a borse di similpelle e nel frattempo andiamo avanti. 20 settembre 2019 pubblico la recensione di uno zaino eco-friendly con una bellissima storia, soprattutto tutto made in Italy, dei ragazzi in gambissima. Ho scritto un articolo che ti invito ad andarti a guardare. Creano questo brand e continuano a fare dei lavori stupendi. Purtroppo io non sono riuscita ad utilizzare tantissimo questo zaino perché per me è scomodo, ma sono convinta, come ho detto già in passato, che questo tipo di prodotto magari è per un target più specifico. Io già non uso gli zaini, questo è molto rigido, abbinate le due cose, non è che mi facciano impazzire, però continuo a seguirli tantissimo su Instagram, continuo a seguire il loro percorso, la loro storia e devo dire che mi fa impazzire. Per quanto riguarda la manutenzione che faccio a questo tipo di prodotti, è semplicemente, a differenza degli altri eccetera eccetera, poiché questo è un po' più plasticoso, tendo ad utilizzare molto straccio Chantecler eccetera, quindi cose
giusto per dargli una rinfrescata, all'interno metto un profumatore qualunque, ma se hai visto gli altri video o se vedrai gli altri video che ho fatto per le pulizie delle borse ti renderai conto insomma un pochino di quello che sto parlando. In linea generale, per pulire questo tipo di prodotto non faccio grandi cose, panno in microfibra, un po' di Chantecler o comunque qualcosa di diluito nell'acqua, poi lo asciugo, lo lascio un po' all'aria con un profumatore, metto nella flanellina e via. Passiamo poi al 3 agosto 2018 e parliamo di un altro Made in Napoli. Lo so, questo primo video parla di tanto pelletteria napoletana, ma purtroppo mi perdonerai, se mi segui sai quanto io sono legata alla storia del territorio, ai terzisti, a tutto quello che è la storia della pelletteria napoletana, e quindi mi perdonerai se in questo video vedi tanto tanto Made in Napoli, ma per parlare della storia del mio canale era importante anche passare attraverso quelli che sono i brand Made in Napoli. Reb, questa è la prima borsa Reb, perché poi ce ne sono state delle altre, sono recidiva, non c'è sta niente da fare. Questo è un modello che ho preso appunto un paio d'anni fa ed è molto molto capiente, oltre che essere uno dei primi esperimenti che faceva proprio Reb. La stampa, questo colore rosso, tutti questi accessori a contrasto, a me piace tantissimo. All'interno c'è la mitica insomma fodera, comunque non è fodera perché è accoppiato il pellame di questo colore argento, e una borsa bella che è ancora molto molto bella e molto attuale, perché come ti dico sempre la questione è che ci sono delle borse che tu poi col tempo puoi continuare ad utilizzare, oltretutto che questa è una borsa che comunque ha un prezzo abbastanza accessibile rispetto ad altri prodotti come brand in generale, e quindi un ottimo compromesso appunto sempre fra il fashion, l'utilità, perché essendo aperta tu puoi metterci il computer, i documenti da lavoro, e fai anche insomma, sei anche un po' più trendy rispetto ai prodotti classici che poi si utilizzano per questo tipo di prodotto. Quindi vai a guardarti Reb con tutte le linee nuove super super fighe che sono state fatte fino adesso. Altro giro, altra borsa, ed era la fine di maggio 2019, una borsa, un brand molto molto consigliato da alcune di voi, e soprattutto poi il test di utilizzo che ho fatto appunto con la borsa Chilesa. Quindi ti faccio vedere di nuovo la borsa di Gattinoni che magicamente comparirà qua sopra tra 2, 1, eccola qui. Per far vedere che non sono proprio una signorina per bene sistemata, ti faccio vedere pure che le borse, soprattutto quelle in similpelle, ultimamente le butto un po' così, anche perché stiamo sistemando lo spazio dove tenere queste cose e non sempre c'è spazio per tutto. Insomma, questa borsa è una borsa che ai tempi mi ha dato belle soddisfazioni, nonostante non fosse un modello che mi attirava particolarmente. Sostanzialmente è una borsa abbastanza classica, quindi riesco ad abbinarla un po' dovunque, tranne che sono impedita io. Se hai visto il test di utilizzo che ho fatto della borsa ti puoi rendere conto, ma è bellissima, è successo qualcosa per cui, ecco, ora si è bloccata, basta avere calma e sangue freddo, la borsa sta dicendo questo, è che stiamo tutti quanti un po' tesi, e quindi questa cosa. Una delle cose che mi sento di dirti è questo modello qui, col manico così però che si muove di più, è stato molto copiato, è un modello che loro hanno copiato qualcos'altro che già avevano visto, perché ultimamente vedo tantissime borse così. Quindi questa borsa qui è una borsa che mantiene nel tempo, che comunque mi continua a piacere. I primi scetticismi erano quelli dettati dalla questione delle dimensioni, se reggeva, se meno, dall'utilizzo che ne ho fatto sono probabilmente comprerei soltanto un modello un po' più grande, ma questo sai che è una cosa legata alle mie diciamo aspettative. Per quanto riguarda e ti dico che non l'ho tenuta proprio benissimo, gli accessori ti faccio vedere che hanno tenuto tranquillamente, e quindi comunque stiamo parlando di 9 mesi e la borsa risulta essere ancora completamente integra. Quindi passiamo
ad altri tre modelli di borse. Questi qua te li faccio vedere tutti e tre insieme, così sono tutti e tre insieme il pelle, che insieme a questo, insomma, ho fatto un po' di pelle, un po' di simil pelle, quindi abbiamo parlato molto più della simil pelle, del made in Cina, del made in Italy, made in Napoli, eccetera eccetera. Questi altri tre modelli te li faccio vedere anche per dirti quale è il mio preferito. Ovviamente continua a seguire il video, perché ho delle cose da chiederti, qualcuna di voi mi ha chiesto di provare le borse, però andiamo avanti con il video, così insomma testiamo un po' di cose insieme. Quindi magicamente sparirà tutto e compariranno le tre borse. E voilà! Mentre stavo poi sistemando le borse e rivedendo i video, improvvisamente faccio sti picchi così, ma è solo per svegliarti, perché immagino che tu stia dormendo dopo tutto questo tempo che hai passato con me. Allora mi veniva da pensare l'altro giorno che, in sostanza, poiché c'è tanta tensione nell'aria, no? Perché comunque il periodo è quello che è, inutile che uno si nasconde, proviamo a riderci su sicuramente, però c'è tanta gente, cioè la gente sta tesa. L'altro giorno al supermercato litigavano chi per una penna liscia, una penna rigata, chi perché la signora non aveva messo il piede così, quell'altro quello lì. Allora io mi rendo conto pure che al di là delle precauzioni del caso, con lavarsi le mani, fare tutte le cose, le norme regolamentari dallo Stato, c'è bisogno anche di calmarsi un attimino e fare una sorta, come dire, di fratellanza, no? Io attraverso le borse cerco sempre di portare pure il concetto che uno deve andare al di là dell'oggetto in sé, al di là del concetto di puro e semplice di cosa futile, perché è ovvio che se io guardo la borsa in questo momento storico dico: ragazzi, io faccio un lavoro inutile. In realtà è il lavoro mio di terzista, di imprenditrice, che comunque ha tante persone che collaborano con lei internamente ed esternamente, e chi mi dà lavoro, dà tanto lavoro a tanta altra gente, è sempre fondamentale, è importante capire che siamo parte di un insieme, non viviamo nelle nostre capsule. Quindi pure quando andiamo al supermercato, andiamo in farmacia, andiamo da altre parti, cerchiamo di mantenere la calma, cerchiamo di portare un sorriso dove possiamo, cerchiamo di allietare in qualche modo, perché sennò io, cioè, già siamo uccisi, cioè abbiamo già il morale a terra, cioè cerchiamo di farci forza a vicenda. Detto questo, proprio per farmi forza, ho messo qui sul banco una banco di prova con quelle che sono, proprio che tu sai, cioè la mia borsa preferita, che è questa qua, che finalmente non puzza più, quindi anche grazie ai deodoranti e alle cose che uso, e che magari adesso ci facciamo un test per vedere se si smacchia di una cosa, però mo lo vediamo insieme se funziona con la mucchina anche sulla plastica. Allora, di queste borse in simil pelle, perché sono tutte e tre in simil pelle, questa me la suggerì la mia bellissima Carmen, le borse di Aldo, una borsa molto molto classica sullo stile del cuoio. Questa qui l'ho trovata per caso su Instagram, mi ricordo benissimo, ed è una borsa che mi è piaciuta tantissimo, continuo ad utilizzarla, tiene benissimo, è un po' plasticone, però rispetto a tanti altri plasticoni, devo essere sincera, questa come rifiniture, come tenuta, come puoi vedere, mantiene ancora benissimo. Questa l'ho usata pochissimo, ma l'ho utilizzata, e quello che mi piace ancora è proprio di come è separata, gli scomparti e tutto il resto. Probabilmente, sicuramente, dovessi comprarla, l'ho detto fino alla morte, non la ricomprerei di questo colore, di questo modello, però diciamo, non voglio essere tipo quelle vecchiette che dicono le stesse cose, per eventualmente tu te lo fossi perso, vatti a vedere le varie recensioni dove ho parlato di questi modelli e ti renderai un po' conto. Un dettaglio che ti faccio vedere è che, nonostante il tempo, gli accessori mantengono, e ti ripeto, non l'ho tenuti in ambienti sterili, che dici vabbè tu li tieni, cioè comunque stanno in ambienti più o meno umidi, sono stati per un periodo in un deposito perché non avevo spazio dove metterli, quindi voglio dire, gli accessori tengono benissimo. E cade anche il mio libro, perché anche il mio libro non mi sopporta più, insomma, così facciamo questa cosa molto tecnica da scenografia, è ritornata la scenografia come prima. Insomma, e fra le tre, ovviamente, quella che preferisco in assoluto, questa qui, è top number one, numero uno in the world, the simil pelle, eccetera, eccetera.
e mi viene da ridere perché l'altro giorno, parlando con delle persone, grazie a Erika che la dovrebbero cacciare da Portici, ma fortunatamente non la cacciano e non la caccio neanche io dall'azienda, lei riusciva a parlare inglese tranquillamente e veniva capita, il che mi fa pensare, ragazzi, che siamo veramente con un livello linguistico generale, e me ne faccio carico anche io perché sono la prima a essere ignorante, gravissimo, e dobbiamo cercare di colmare questo gap con il mondo. Detto questo, questa è una borsa che mi piace tantissimo, ha un sacco di certificazioni, nonostante sia fatta in Cina, ricordo benissimo, a me piace, vedi, uno dei motivi per cui mi piace raccontare le storie è che poi le storie mi rimangono nella mente, quindi io quando vedo il prodotto vedo la storia, non vedo semplicemente il prodotto, e quindi dico sempre, questo è bello, capire le storie, capire cosa c'è dietro ad una lavorazione, a tutto il resto e tutto l'impegno che poi ci si mette anche per costruire determinati brand, al di là del marketing e di tutto il resto delle cose. Ok, stavo riguardando dei dettagli, l'unica cosa che ovviamente quando sono dei prodotti un po' più economici tipo questo tendono ad evidenziarsi dei difetti, tipo qui che la tintura, che insomma questi difettucci un pochino dettati dalla proprio qualità pure del materiale in sé, però come puoi vedere sia gli accessori che la tenuta proprio del materiale in sé è rimasta così. Di queste qui, quale ricomprere in assoluto questa qui di Melia Bianco, le altre due forse risparmierei. Siamo quasi arrivati alla fine di questo video, prima di salutarti ovviamente spero che questo video, un po' di remind di tutte le borse che ci siamo cominciate a fare, sia servito a qualcosa, e soprattutto voglio approfittare di questa prima tranche di borse della mia collezione di borse che ti ho fatto vedere, che poi insomma ti invito a vedere i video che vedrai dopo sulla pulizia delle borse, così facciamo l'utile e dilettevole, anche che sai che io sono pigre, quindi già per registrare più di un video vado in crisi. Dicevo, fammi prendere fiato. Una cosa che possiamo provare a fare, visto che tu magari mi segui da un bel po', hai voglia di testare qualche borsa prima di comprarla e qualche brand, tra le borse che hai visto, se vuoi posso prestarti una di queste borse in cambio di magari sapere tu cosa ne pensi, che mi invii qualche fotografia, e nei prossimi video quindi comincia a dirmi quale borsa ti piace, quale borsa potrebbe interessarti da provare, quale modello, perché una e non perché l'altra, se te la senti, perché qualcuno mi dice no ma se poi si rovina, se poi così, ragazze facciamo conto che siamo tutte quante fra amiche, facciamo conto che siamo tutte quante fra amiche, quindi voglio dire può starci l'inconveniente, è ovvio che una fiducia reciproca, però voglio che queste borse, questi brand, soprattutto quelli che magari sono un po' meno accessibili e che tu hai paura a comprare prima di vedere il prodotto da vicino, possano essere i video un veicolo per farti vedere che tipo di prodotto stai andando ad acquistare. Quindi in questo periodo che possiamo condividere a distanza, quindi a meno che non ti trovi in delle zone che adesso non puoi ricevere le borse, ma questa cosa finirà prima o poi, quindi le potrai ricevere fra x tempo, quindi cominciamo a vedere quali borse ti piacciono, quali borse vorresti provare di questo video, magari mi scrivi, mi mandi una mail a info@ornellauzino.it, ma ti lascio la mail qui sotto così insomma mi puoi scrivere e cominciamo a testarci, magari a capire come può essere utile questo canale, ma soprattutto a cominciare a vedere con mano e con anche te, che ormai sei molto più tecnica di me, sei molto più studiata, anche perché mi scrivete mille uno cose qui sotto, come possiamo, come dire, migliorare il mondo attraverso il nostro esempio, e quindi condividiamo le borse, io condivido la mia collezione di borse, tu condividi la tua opinione, tutti quanti condividiamo l'idea che bisogna comprare sempre borse originali. Spero che questo video ti sia stato utile, che non ti abbia annoiato, noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella!